Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera. Siamo sul porto centrale, sul pennello del porto centrale. E perché siamo qui oggi, anche con questa giornata? C'è grigio, piove un po', ma perché? Perché vi abbiamo sempre detto e vi abbiamo sempre raccontato Peschiera in tutte le stagioni, lo facciamo anche adesso. Peschiera è stupenda d'estate perché c'è un clima bellissimo, c'è tantissima gente che affolla le spiagge, le strade, le piazze della città, ma è bellissima anche adesso, fuori stagione. Anzi, forse uno dei momenti migliori per potersi godere che cosa? Quello che state vedendo adesso, ovvero le sue mura, la sua parte storica, godervi la tranquillità di determinati scorci, di determinati paesaggi, scoprire magari, come avete visto con Claudia, che è la guida presente presso l'InfoPoint, come si può scoprire la città attraverso le sue audioguide, attraverso le sue tabelle, 16 dislocate in centro, utilizzando le mappe che vi vengono consegnate gratuitamente presso l'InfoPoint della città, che tra l'altro è aperto tutto l'anno, quindi proprio perché? Perché per tutto l'anno Peschiera è fruibile, è visitabile, ed è questo il suo valore aggiunto, ovvero una bella passeggiata in centro, pizzerie, ristoranti, tutto quello che può servire anche di intrattenimento, ma con il valore aggiunto della scoperta di tutta la sua parte storica, quindi tutti i camminamenti sopra le mura, le passeggiate di ronda, la possibilità di scoprire anche una storia, una cultura che magari nascosta o magari non sempre, diciamo, appetibile o interessante, potete scoprire invece che lo è interessante, è appetibile e può anche stimolare, chissà, qualcosa in più, qualche ragionamento in più, qualche consapevolezza in più sulle bellezze italiane, sulle bellezze locali e su quello che è sotto i nostri occhi, che magari spesso diamo un po' per scontato e a volte in un certo senso snobbiamo. È un peccato, Peschiera è stupenda anche adesso, quindi l'invito di Tourism Peschiera è: venite a visitare Peschiera, fatelo anche in inverno perché è una stagione eccezionale e ogni stagione ha qualcosa da dare. In questo caso potete veramente percepire la tranquillità, la bellezza anche un po' segreta, un po' romantica, tra virgolette, di una città che ha la storia che si è sedimentata su questi territori dopo millenni e millenni e millenni. E quindi con questo invito vi salutiamo, vi do appuntamento però a mercoledì prossimo, sarete in compagnia di Franco Prospero, del professor Franco Prospero, che proprio per il discorso che vi ho appena fatto, ovvero della grande storia che ha Peschiera, vi parlerà di qualche concetto storico davvero interessante e questo arricchirà la vostra visita quando verrete a Peschiera del Garda. Grazie, come sempre, viva il Lago di Garda e viva Peschiera del Garda!